Cosa vi colpisce di più in un'auto che potrebbe entrare nelle considerazioni di acquisto? L'aspetto? La tecnologia? Le prestazioni o il comfort? Nessun problema allora, la Opel Grandland X aggiunge argomenti validi, dalla connettività ai consumi, alle emissioni, dal piacere di guidarla alla certezza di stivare facilmente tutti i bagagli. Da bravi italiani però noi cominciamo dallo stile. SUV puro sangue con schema a trazione anteriore, Grandland X ha linee eleganti e ben raccordate, con una riuscita proporzione negli equilibri tra cofano e abitacolo. Una piacevole armonia che si ritrova anche all'interno, dove sedili avvolgenti accolgono i 5 occupanti e il guidatore ha tutti i comandi facilmente a portata di mano e numerosi altri raccolti sul volante interattivo. La connettività elevata è garantita inoltre dal sistema di bordo, che si collega al mondo esterno grazie al sistema multimediale con schermo touch da 8 pollici, con Apple CarPlay e Android Auto. Facile da usare, garantisce anche un maggior livello di sicurezza durante la guida, inducendo il pilota a non togliere gli occhi dalla strada e distrarsi. Robusto, parsimonioso e prestazionale poi il motore turbo diesel da 2 litri, capace di 177 cavalli e protagonista di un riuscito abbinamento con il cambio automatico a 8 rapporti, ed è sempre nella marcia più adatta alla situazione. In caso di fondi difficili, inoltre, per gestire il pattinamento delle ruote e garantire la massima trazione in tutte le condizioni, neve, fango, sabbia, è sufficiente ruotare nella posizione voluta alla manopola dell'IntelliGrip, garantendo così la motricità della Grandland X. Se a proprio agio in autostrada, poi il SUV Opel si muove con disinvoltura anche in città, sia grazie agli avvisi acustici che avvertono se si passa in vicinanza di un ostacolo, sia per l'elevato angolo di sterzo, che rende particolarmente maneggevole questo SUV di grande successo. E proprio questa agilità abbiamo voluto provare in un severo test su oltre 100 km di strada di montagna nell'Appennino centrale, da Rieti a Leonessa, passando sul Terminillo e raggiungendo poi il massiccio del Gran Sasso, strade piene di tornanti e curve di raggio diverso, con quote vicine ai 2000 metri di altitudine. Anche in questo volerla strapazzare per bene, la Grandland X però ha mostrato di essere concepita proprio a misura d'uomo, senza mai incertezze e soprattutto sempre pronta a seguire docilmente i comandi del conducente, anche simulando un errore nell'impostare una traiettoria. Tutto questo a prezzi decisamente appetibili, un modello raggiungibile da molte tasche e con equipaggiamenti estremamente ricchi, come la telecamera anteriore con adeguamento automatico ai limiti di velocità o i fari full LED adattivi e il sistema di parcheggio automatico con telecamera a 360 gradi.